Buonasera da Cassandrino, Luigi titolato di Cassandrino. Questa volta abbiamo una marca, qua, Sunny, televisore marcato Sunny. Questo televisore, vediamo un attimo, questo qua c'ha l'alimentatore esterno, la caricatura di un cellulare, vediamo un attimino la situazione. Ecco qua, come vediamo, alimentazione 12 volt 4 ampere, 12 per 4, 48, quindi 48 watt. Mettiamo la corrente, che è successo? Niente. Vediamo un attimino se è acceso il LED bianco, l'interruttore lo porta qua sotto. Allora staccai, accendiamo, premiamo, si è spenta la luce. E non mi manco cacchio. Vediamo un attimino se è un problema di retroilluminazione. No. Vediamo un attimo il LED che fa qua. Vado a terra. Niente, si spegne il LED, ma il televisore non si accende. Proviamo a spegnere di nuovo, si è acceso di nuovo il LED bianco. Facciamo il telefono qua che scuoca sempre, che lampeggia qua, che fa? Il LED adesso è acceso, provo a riaccendere e non esce niente. Sto a fare un casino sul suo telefono. Niente, non esce proprio niente. Il televisore non dà segni di vita. Risponde ai comandi, però non si accende. Vabbè, forse che fosse proprio l'alimentatore, andiamo a testare l'alimentatore. Allora, questo qua è l'alimentatore in dotazione, 12 volt 4 ampere. Ma proprio giusto 12 volt ampere. Cioè, un po' in più non lo potevano mettere, ma... Allora, questo qua è l'alimentatore in dotazione, un 12 volt 4 ampere, positivo centrale. Sono messo proprio da 4 ampere, non lo potete mettere da 5 ampere. Andiamo a testare l'alimentatore. Ecco qua. Prendiamo il nostro tester analogico. Siamo imbriachi di punta, mai mettere due strumenti insieme. Allora, i 12 volt io qua li trovo. Non so se si vede. Ci stanno. Proviamo pure l'altro tester, sempre originale cinese, diffidate delle imitazioni. Mettiamo qua, c'è pure un display che si... display che si illumina. Ecco qua, negativo laterale, positivo centrale, abbiamo 12 e 22. Questo fatto però non significa proprio niente, perché stiamo testando la tensione a vuoto, cioè senza carico. Quando si testa la tensione senza carico non ha senso, perché non sappiamo poi se regge o no il carico del televisore. Quindi la cosa migliore da fare, visto che non lo posso aprire tutto stampato, è inutile perdere tempo, andiamo direttamente a testare con un altro alimentatore. E per andare sul sicuro, guarda caso, giusto qua, un bel alimentatore da 5 ampere, sempre originale cinese. Chi è? Ah, questo è l'altro video che sto montando. Mentre sto montando un altro video faccio questa. Fermata, taci. Allora, stavo dicendo, andiamo a testare l'altro alimentatore. Mettiamo la corrente. Ecco qua, questa è la mia ciabattuzza. Spegniamo, inseriamo lo spinotto dentro l'apposita presa, accendiamo, andiamo ad accendere LED, c'è sta un LED, sì. Vediamo, speriamo che sia un problema di alimentazione. Cazzo, si appiccia proprio più, sì, si è accesa. Vediamo un attimino, eccolo qua, Sunny. Questo che cosa significa? Significa che praticamente noi non dobbiamo mai fidarci delle misure a vuoto. Cioè, come quando voi accendete il quadro dell'auto, si illumina tutto, magari è stata la tensione, sto mettendo la 12 volt, vista canale vuoto, vabbè, qua devo sintonizzare i canali. E poi andate a mettere in modo e si ferma tutto. Quindi il televisore, l'alimentatore va testato sotto carico per testare l'amperaggio, altrimenti non ha senso. Vabbè, questo è tutto, un video molto molto breve che fa capire questa situazione. Questo è tutto, Luigi Titonato di Cassandrino, buona serata, buone cose, ciao. A posto, era posizionato sul radio, però adesso voglio vedere una cosa, proprio per curiosità, voglio spegnere il televisore, voglio rimettere
attenzione che quando ci troviamo di fronte a un'alimentazione difettosa, questo briacanì, filo, patatern, caude, ster, niente, non ce la fa proprio ad accendere il televisore. Spegni il led bianco, ma il televisore non si accende proprio. Quindi classico problema di alimentazione difettosa, che in certi casi può anche accadere un'altra cosa. Si può anche verificare che si accende il televisore e non si accende la retroilluminazione, perché praticamente l'alimentatore non ce la fa alimentare pure lo stato del driver, l'assorbimento dei led, quindi qualcuno potrebbe anche pensare alla retroilluminazione. Ma ho rimesso l'alimentatore mio qua, e siccome è originale cinese, dopo gli metterò addirittura un 10 A, nemmeno un 5 A. Questo è bravissimo, questo è bravissimo, questo cagnaccio, questo è il cane di Salvini. Questo, senti, vedi? Vili, chi è? È il nostro amico, sì? Vili, è un amico. Tu sei... è un po' razzista il cane, veramente. Quello è il problema. È il cane di Salvini, no, questo. Non ha abitato a me. Hai visto? Quello è il nostro amico. Vabbè, lui... grazie. Ciao, grazie. Vili, devi comprare il telecomando. Hai capito? Porta bestia, non puoi fare questo ognuno che entra, ti ho detto 3000 volte che se sono i clienti devi stare zitta, hai capito? Chiudi questo musetto di cagnaccio piccolino, che senti, santificato il tuo nome, vengo al tuo regno, si è fatto aiutatemi. Sta solo un cane posseduto, però là, un cane posseduto. È il cane posseduto. L'esorcista. C'è stato l'esorcista qua. Dindi, cuccia. A Satana. Quello qui. L'amico ha detto, ma non compri più il pesce. Sta venendo. Io se facciamo i microfoni, la tromba. Quello là, noi, un malvivente. Qualche volta restano tutte e due questi qua. E là ne arriva pure. Che tieni di buon. Andiamo al supermercato, lo ok? Fammi che tieni. Prima che te. Prima che te. Raffaella, parla. Una vai in un mezzo, sta lì. Ah, bravo. Chi è questo animale qua? Oh. Chi è questo animale? Salmone. Salmone? Salmone, forza, va. Che succede? Ecco qua, hai visto? Salmone! A boutique! Coppa da Napoli, sotto scandata! Azzurro, bianco e azzurro! Lì, è il tuo turno! Mo' che entrano, mi raccomando, quando devono prendere i soldi, attacca! Lilla, non ti mettere troppo comodo, che tra poco è il tuo turno! Appena entrano con il polipo, tu attacca! Quello qui, putano mani! Roba fresca, guarda! Roba fresca! E vado al suolo stamattina, roba fresca, roba da Napoli! Quello qui! Ma questo è il roba di aiutare! Lì, mangia tutti e due! Pesca da mani! Lì, lì, è tuo amore, lì si viene i soldi! Ma faccio un po'? Sì! Perché non c'è stata questa... Oh, tu mettiti un po' Lilli, questo deve comprare, Lilli! Deve comprare il signore qua. No, non è la roba che mi spiegate vicino. Ecco qua, hanno comprato pure la sega elettrica qua. La ritirano dopo, perché deve andare al comune, ha detto la ritiro dopo. Questa qua è una sega ricaricabile elettrica, completa di due batterie di ricambio, dalla valigetta escono pure due batterie di ricambio, questo qua viene sui 40 euro. Allora approfitto, prima che viene a ritirare il cliente, faccio vedere un attimo che cosa contiene la confezione: la mini sega, motosega, come cacchiare mi chiama, ricaricabile, eccolo qua, su Safari si alza qua, un tasto di sicurezza per i bambini, sta squillando il telefono, non posso rispondere. Poi c'ha le due batterie, 1 e 2. Quindi mentre uno si carica, l'altra si usa. Quindi è molto importante, sono due batterie. Se poi a un certo punto quando si scarica la batteria, che fa? Uno deve aspettare che si ricarica, buonanotte.
uno la carica e l'altra la tiene in funzione. Carica batterie, poi c'è l'olio per la lama, la cacciavite per sostituire eventualmente la lama, queste cose qua, libretto di istruzioni in inglese e la valigetta, per mettere tutto dentro, ok? Quanto costa? Circa 40 euro, non ricordo bene il prezzo preciso, circa, perché poi deve tenere l'inserzione, considera un poco tutto, il trasporto e compagnia cantante. Questa è la situazione, signori, ho finito, Luigi Di Donato di Casandrino, ciao! Proviamo! Allora, per accendere si deve premere sia il tasto laterale che questo qua sotto. Questo è buono per la potatura e altre cose, per tagliare un po' di legno per la potatura, chiaramente non tronchi grandi, però per la potatura piccoli pezzi di legno è ottimo. Poi ci sono varie misure, questa è la più piccola, più maneggevole. A posto, questo è tutto, Luigi Di Donato di Casandrino, ci sentiamo nel prossimo video con qualche altra riparazione. Ciao a tutti, ciao. Tu saluti, ma non saluti, brutta bestia, ciao. A posto. No, prima la batteria qua.